Io vorrei dire innanzitutto che questo forum, come dire, anch'io lo considero importante, storico, però non nasce dal nulla, perché io mi sono fatto una rassegna della Gazzetta del Mezzogiorno che ho, diciamo, che seguo sempre, dell'ultimo mese, che ha messo puntuale attenzione su tutti i fatti drammatici che sono avvenuti nel nostro territorio, e la Gazzetta tempo fa ha dato puntualmente notizia del fatto che la Procura d'iniziativa aveva aperto una indagine sulle estorsioni sui cantieri dell'edilizia nel nostro territorio. Molti di voi che sono protagonisti a questo tavolo sanno che abbiamo già molto lavorato e abbiamo svolto tutta una serie di attività, per cui la sensibilizzazione a questo problema, come dire, nasce da un percorso che è cominciato da un po' di tempo. Io però approfitterei di tante cose, come dire, molto belle, molto interessanti che avete detto, assicurandovi, diciamo, io non parlerò di me, chi fa il procuratore non viene eletto, viene nominato, noi indossiamo una toga nera e siamo in personale. Io vi assicuro che fino all'ultimo giorno che lavorerò qui farò il mio dovere, però diciamo quello che conta sono le istituzioni, devono essere in personale. Noi dobbiamo interrogarci su che cosa sta cambiando nel nostro territorio e in generale. Perché se parliamo di rapporto tra criminalità organizzata ed impresa, e quindi tra economia e criminalità, noi dobbiamo partire da un presupposto che quello che sta accadendo in questo periodo non ha precedenti nella storia ed è un'evoluzione drammatica che ci deve vedere preparati a quello che sta per succedere. Se parliamo di economia e di criminalità, noi dobbiamo dire che viviamo una crisi economica senza precedenti. E viviamo una crisi che sui giornali, tra ieri e oggi, è pubblicata l'esplosione dei reati predatori, nonostante diminuiscono il numero dei reati anche nel nostro territorio, aumenta il senso di insicurezza, perché tu ai cittadini gli puoi risolvere le stragi, però se gli rubano a casa, se gli rubano la macchina, se gli rubano il motorino, aumenta il senso di insicurezza anche se crollano i reati. Ma quello che vorrei, come dire, segnalare sono due aspetti. Il primo, la tipologia dell'autore del reato che abbiamo. Noi qui a Bari abbiamo arrestato per rapina una giovane donna che faceva l'avvocato. Ieri mi ha colpito, diciamo, vi dico la verità che per la mia sensibilità queste cose mi colpiscono molto, di una pensionata che è stata condannata a 3 mesi di reclusione a Genova perché aveva rubato al supermercato. Una cosa che proprio mi ha terrificato, una pensionata di 76 anni a Trieste è stata trovata al supermercato mentre prendeva 2 cotolette di pollo e una di prosciutto, è stata bloccata e diciamo, la vigilanza ha chiamato la polizia e la signora ha detto dovevo per forza farlo perché ho finito i soldi, vi chiedo scusa, ve li pago quando avrò preso la pensione. Il supermercato non ha accettato. E siccome la signora aveva già aperto la confezione di prosciutto per mangiarne una fetta, è stato denunciato per furto aggravato e non per tentato furto rischiando l'arresto. E io vi dico che qui a Bari, non mi piace fare, situazioni analoghe di pensionati che hanno commesso il furto ai supermercati si sono verificati e quando sono stato interpellato per furto esterno, per furto, diciamo, alcuni della polizia hanno fatto una colletta per pagare quello che era stato rubato al supermercato, per evitare che potesse scattare l'arresto. Quindi viviamo in una situazione di crisi profonda che ha colpito anche la criminalità. La criminalità, lo diceva prima il sindaco, ha un bilancio di esercizio, contrae delle spese che sono delle spese di gestione, perché deve pagare le famiglie quando le persone vengono arrestate, perché deve pagare gli avvocati, perché deve gestire il territorio, ha un budget. Un budget che colma attraverso nel bilancio di esercizio due, diciamo, introiti principali, gli stupefacenti e le estorsioni. Sono, diciamo, le voci del bilancio più grosse per un'azienda criminale. E mentre quello, diciamo, degli stupefacenti, diciamo, più o meno assicura con alti e bassi degli introiti costanti, quello dell'estorsione è clamorosamente crollato. Ed è clamorosamente crollato perché gli imprenditori non ce la fanno a reggere questo ulteriore costo. E per cui è evidente che, anche questo prendo spunto dalle vostre appassionate parole,
in un territorio in cui alcune imprese sono competitive, riescono a resistere ancora alla crisi, i cantieri sono ancora aperti, esiste una forma di impresa pubblica e di impresa privata molto forte, è evidente che quelle forme di risorse vengono colpite e aggredite a maggiormente. E a questo punto il ruolo dell'imprenditore, ecco perché voi siete protagonisti oggi a questo tavolo, cambia radicalmente. Cambia radicalmente in questo rapporto dinamico che esiste tra criminalità organizzata e impresa. E sono convinto che l'impresa è fondamentale nel tessuto sociale, nel tessuto economico e nel tessuto democratico di un paese. Allora qui è il problema del ruolo dell'imprenditore. Adesso diciamo non voglio andare lontano, anche se mi piace parlarvi, come dire, secondo me di filosofia, che è la regola della vita e anche dell'impostazione della criminalità. Il problema di fondo oggi, nelle scelte che vengono fatte e nella scelta che state facendo attraverso questo forum, è il principio penalistico del 1800 del libero arbitrio. Quando un pensionato va a rubare al supermercato perché sta per morire di fame, sceglie liberamente di commettere un furto. Può essere, dal punto di vista della riprovazione morale, della riprovazione penale, essere considerato un delinquente, uno che delinque? E l'imprenditore. Allora, noi non nascondiamoci un fatto. Negli ultimi 30 anni, noi abbiamo vissuto, sulla scorta di teorie economiche, no? È cominciata con la deregulation della Thatcher e di Reagan. Poi è stata seguita, della teoria liberal del mercato, no? Quelle di Clinton e quelle di Tony Blair, in cui si è detto che le scelte non le fa più la politica dello Stato, ma le fa il mercato, ed è il mercato che detta delle regole. Il mercato, senza che noi ce ne accorgessimo, è diventato il padrone della nostra vita, e oggi sceglie i governi, e oggi determina le crisi, ma soprattutto ha cambiato il modo di vita. Questo c'entra molto sulle criminalità delle istituzioni pubbliche. Cioè, noi da molto tempo a questa parte viviamo in un mondo in cui esiste una scuola privata con fini di lucro diversa dalla scuola pubblica, che è una struttura. Esiste una sanità privata che è una sanità, è un compito dello Stato che lo fa, per fini di lucro diversa da quello dello Stato. Pensate che in alcuni paesi avanzati, per esempio negli Stati Uniti, oggi quando una persona viene arrestata può pagare $80,000 per avere una cella singola in carcere, e anche al carcere si è andato su una forma di privatizzazione. Il sindaco Bloomberg, che è uno degli antesignani dei sindaci sceriffi, è stato il primo che ha nominato dei meccanismi di marketing pubblicitario. Oggi quando noi andiamo a un palazzetto dello sport, andiamo a un pala Trussardi, a un pala banca, qualche cosa. Cioè esiste tutto un meccanismo pubblico che ha dato al mercato. Tutta questa mentalità, tutta questa attività, che cosa ha prodotto? Ha prodotto innanzitutto una fortissima disuguaglianza. Perché oggi nella nostra democrazia i ricchi e i poveri fanno vite completamente separate. Non frequentano le stesse scuole, non frequentano gli stessi ospedali, non fanno lo shopping allo stesso parco. Nella democrazia non tutti devono essere uguali, ma devono condividere una vita comune. Devono andare insieme allo stadio, devono andare a fare shopping insieme e devono condividere beni e valori comuni. Nel nostro momento storico che noi stiamo vivendo non condividiamo beni comuni e valori comuni e, il disastro della coesione sociale, politica si vede, e l'imprenditore, che è un po' quello che regge il meccanismo dell'economia di mercato che va avanti, è chiamato a delle scelte che molto spesso sono delle scelte non libere. Non voglio citare nessuno di voi, ma moltissimi di voi che cosa hanno detto? Noi ci troviamo tra due fuochi. Siamo, non voglio dire il termine aggredito perché mi sembra molto forte, però siamo, compulsati da strutture pubbliche e da strutture private. Viviamo tra la politica e delle scelte sul territorio. Quindi fa delle scelte. Allora il problema di fondo, che cosa è cambiato nelle estorsioni ultimamente? Io non voglio ribadire cose tecniche, qualcosa che volevo dire l'ho scritto. Per molto tempo l'impresa ha considerato un costo
necessario la criminalità organizzata sul territorio. Questo è vero. Non solo, ma l'ha considerata una forma di assicurazione dei cantieri. Cioè, quando ci veniva imposta la guardiania e la custodia, veniva considerata, io invece di pagare le guardie giurate mi prendo il custode del posto. Io mi ricordo tanti anni fa, sequestrai, diciamo, in un, voi sapete benissimo che si fa, per quando si fa il bilancio di esercizio ci sono, come dire, delle bozze che si fanno col commercialista, e nella bozza informale del commercialista dell'impresa stava scritto, allora erano lì 20 milioni di lire camorra. Cioè lui metteva nel budget del bilancio quello che doveva spendere, perché era quello che lui pagava come, ed era un costo che sopportava in relazione a quella che era la gestione. Quando questo costo aumenta, non lo riesce a reggere più, la criminalità organizzata cambia e quel custode, che era prima una forma di obolo, che cosa è diventato? È diventato, direbbero gli americani, un insider nell'azienda. È quello che fornisce informazioni, è quello che dà collegamento, è quello che conosce perfettamente i meccanismi di accumulazione della ricchezza e dà una forma, uso un termine brutto, di estorsione gentile che viene fatta, si passa ad una forma di estorsione più, diciamo, aggressiva, fino a quando si è costretti nelle forme gravi a delle forme di o sottostare all'usura o di chiudere l'azienda o di cedere. Mi si diceva meglio fallire o meglio come dire, denunciare, meglio escludere tutte e due le ipotesi. Il problema di fondo, non possiamo chiedere oggi all'imprenditore in una società moderna che vuole progredire o di fallire o di sottostare all'estorsione. Cioè, vuol dire, è una scelta non accettabile come tipo di attività. Il problema è quello, come dire, di far sì che un meccanismo di questo tipo possa essere fronteggiato. Avrei mille cose da dire, ma non voglio rubare tempo. Però che cosa sono, qual è la mia proposta? È evidente che di fronte ad una situazione che evolve, e soprattutto sul nostro territorio barese sta cambiando. Perché cambia sul Barese? Perché è vero, non voglio dire cose così tante volte, la criminalità organizzata in questo territorio, pur essendo forte, dal punto di vista imprenditoriale preparata, non è radicata nel tessuto sociale come nelle altre regioni meridionali. Cioè, noi non possiamo dire che qui esiste una cultura mafiosa che sta all'interno della società, delle istituzioni, e lo dimostra la composizione di questo tavolo. Però di fronte a questi meccanismi, ecco, lo slogan più uomini e più mezzi, arrestiamo più persone, non è sufficiente. Anche perché, diciamoci la verità, c'è il meccanismo della porta girevole, io vi arresto quante volete, ma tra sei mesi, tra un anno siamo venuti da capo, non è che la questione possa essere risolta con meccanismi di questo tipo. Allora il problema è strutturale, direbbe un medico, dobbiamo andare ai fattori etiopatogenetici, non dobbiamo curare i sintomi. E per fare di fronte a questo il meccanismo della mera repressione non basta. Occorre, l'abbiamo detto tante volte, squadra, ed è importante, occorre organizzare la giustizia. Diciamo, io se devo dirvi qual è stata la mia principale delusione, ne ho avute tante, però è quello che io sono partito, e molti di voi sono protagonisti, dicendo la giustizia sul territorio deve appartenere ai cittadini, le scelte che fa un procuratore non possono essere arbitrarie, ognuno di noi ha una sua sensibilità. Eppure tutto quel lavoro che è stato fatto poi, come dire, sembrava quasi che l'organizzazione di un convegno di tante iniziative sociali fosse diventato un fatto addirittura, come dire, di rilevanza penale per attività di questo tipo. Ma comunque il problema fondamentale, io ci credo in questo. Organizzare la giustizia significa che il procuratore, chiunque esso sia, è il terminale di una serie di esigenze che vengono dalla libera stampa che deve fare le critiche, dagli imprenditori che hanno delle esigenze, dalle istituzioni pubbliche che devono partecipare. E perché è importante la squadra? Perché l'effetto del libero mercato, oltre alla deregulation che ha portato questo meccanismo, è quello della corruzione del singolo. Perché noi ci siamo abituati che chi ha soldi e chi spende è più bravo, è forte. Perché noi cominciamo dal nostro meccanismo, no? Ai nostri figli a scuola gli diciamo, se prendi un bel voto, se studi, ti do la paghetta, ti do più soldi. O così via, cioè è un meccanismo. Allora, in un meccanismo di questo tipo, chi ha soldi liquidi vince.